Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su questo nuovissimo canale. Per chi non ci conoscesse, noi siamo Lucrezia e Chiara e abbiamo già un altro canale, ovvero un canale di vlog, e quindi qui sotto in descrizione vi lasciamo il link per andare un po' a sbirciare anche l'altro. Su questo nuovissimo canale, per chi ci conosce già, sa il nostro grandissimo amore per il mondo dei supermercati. E quindi abbiamo deciso di dedicare questo canale unicamente agli assaggi. Come potrete notare, oggi ragazzi si va di merendine, e non merendine qualsiasi, ma le più famose merendine della Kinder. Oggi torniamo bambini tutti, non vedo l'ora, e vi diciamo subito che se arriviamo a questo primissimo video a 100 like faremo le merendine più famose del Mulino Bianco. La prima merendina assolutamente che vogliamo assaggiare insieme a voi oggi è l'inconfondibile, la più famosa, la più amata, la Kinder Brioche. Abbiamo notato che mi sa proprio ultimamente hanno cambiato quasi tutti i packaging e quindi hanno messo tutte le bustine in carta. Sul sito proprio della Kinder andiamo a vedere come ci presentano questa merendina conosciutissima in tutto il mondo, direi. Kinder Brioche unisce sapientemente un morbido pan di Spagna, lievitato naturalmente, ad una buonissima, ricca farcitura al latte 100% italiana. Ok, dico subito che all'interno ce ne sono 10. E il prezzo non ce lo ricordiamo perfettamente, ve lo lasciamo scritto qui sopra, così almeno avete pure il prezzo. Ovviamente sono delle confezioni singole, che non è una buona cosa per la plastica, però c'è scritto. L'incarto della singola merendina resta in plastica per garantire la sicurezza del prodotto e assicurarti la qualità e la bontà a cui sei affezionato. Ne mangiamo una a testa, una in due, una in due. Ovviamente non siamo delle critiche gastronomiche, ovviamente non abbiamo studiato cucina, non ne sappiamo niente. Infatti noi vogliamo fare questi video semplicemente perché amiamo assaggiare i prodotti. Come tutti noi andiamo al supermercato per comprare i prodotti della vita quotidiana, della vita di tutti i giorni, noi testeremo da consumatrici, quindi anche con i nostri errori, con cavolate che magari diremo. Questa è la merendina, dentro non so se si nota, ma si intravede una cremina. Sì, una cremina al latte. Cin cin! La cremina al latte è buona. Noto, ma come già notavo anche ai tempi, che il pan di Spagna mi sembra un po' secchino. Sì, il pan di Spagna secondo me è molto secco. Non è che sia proprio così tanto uguale a come è disegnata. Secondo me risulta molto più scura quella vera, invece qua è molto più chiara, molto più, come dire, paradisiaca, e poi invece un po' scuretta. E anche la crema al latte potrebbero essere un po' più generosi. Sì, è vero. Sono delle merendine di alta fascia comunque, cioè delle merendine comunque costose, no? Se uno le deve comprare spesso. Il pan di Spagna è secco, però ha quel sapore che non trovi in nessun'altra merendina, non so come dire, saporito proprio, buono. Quanto gli diamo? Questo è il classicone, è il classicone, io gli darei un 7,5. Sì, 7,5. Secondo me ci sta un 7,5, perché sì, ok, è la versione classica, però alla fine, ragazzi, nel 2023 non mi viene da dire wow. Ecco, infatti magari 10 anni fa sì, però vero, adesso magari c'è di meglio. Allora ragazzi, un altro classicone della Kinder, che però io direi un po' più sfizioso di quello precedente, è il Kinder Pane Choc, il divertimento di Kinder Pane Choc, una ricetta unica che unisce la semplicità del pan di Spagna alla croccantezza delle scaglie di vero cioccolato, una merendina divertente e golosa. Questa secondo me è un po' più attinente ai miei gusti, perché mi piace la cioccolata. A me piace tanto la crema al latte, però questa mi ricordo che forse mi piaceva di più, perché infatti mi ricordo queste granelle un po' croccanti quando mordi, no? Ok. Ragazzi, un'altra cosa che ci tengo a dire, oggi è il primo video, quindi
ci prolunghiamo un po' di più. Ovviamente i nostri giudizi saranno anche inevitabilmente secondo i nostri gusti. Sì. Cercheremo di essere il più oggettive possibile, imparziali. Però ovviamente. Esatto. Guardate questa, già mi sembra molto più simile a, diciamo, quella disegnata sulla scatola, è fatta così. E questa cambia il disegno sopra, questa è quadrettata. Sì, è quadrettata. E guardate qua. Mi sa che il pan di Spagna è simile all'altro. Cincini, io già mangiato, però. Questa, ad esempio, a me piace di più, ma calcolate che io vado di più per le merendine, comunque tutte le cose non al cioccolato, perché io non sono un amante del cioccolato nelle cose, no? Mm-mm. Perché secondo me i pezzettini croccanti quando morti danno quel tocco in più che l'altra non ha. Il pan di Spagna, ok, è lo stesso, è la stessa ricetta, però con il fatto che qui c'è sia la crema che il cioccolato a scaglie mi risulta meno secco, quindi io mi terrei più alta su queste. E secondo me questa non è neanche troppo dolce. È dolce, però non tantissimo, perché comunque le granelle croccanti sono abbastanza fondenti. Ok, è equilibrata. Sì. L'altra abbiamo dato 7,5. Sì. Io questa darei un 8,5. 8,5. Dai, cercheremo di non essere esagerate con i voti, perché ok, queste sono le merendine dell'infanzia, però non possiamo dare tutti i 10, dai. Dai. Passiamo adesso ad un prodotto nuovo, o comunque relativamente nuovo, della marca Kinder, ovvero i Plum Cake. Questi qua belli soffici con yogurt alla greca. Ok. E mi sa che questi con lo yogurt alla greca sono i classici. Sì. Non c'è con lo yogurt normale, poi versione greca. Esatto, io li confondevo con il plum cake classico che adesso mi è venuto in mente, che è quello del mulino bianco. Sì. Mi sembra, a mi questo sembra punto. Di sì. Quindi ragazzi, se volete che assaggiamo ad esempio il plum cake famosissimo del mulino bianco, lasciateci un bel like, perché con 100 like a questo primo video facciamo le merendine più famose del mulino bianco. Kinder Plum Cake è preparato con il 10% di yogurt colato secondo la ricetta greca. Eletto prodotto dell'anno. Tutta la bontà di Kinder per la prima volta in un plum cake. Provalo. Aspetta un attimo e lo proviamo. Lo provo. Questo ci tenevo a dire che è il prodotto Kinder che abbiamo preso più economico. Esatto. Costava 1,69€, però ho letto adesso ci sono 6 plum cake invece di 10. Questo prezzo basso imbroglia un po'. Un po'. Oh, che belli, guardate. Sono grandicelli, mi sembra. Sì, dai. Allora, il plum cake è un prodotto che deve essere soffice, perché se no... Ok. E vediamo, io questi mi sa che non li ho mai assaggiati. Della Kinder, nemmeno io. Ragazzi, hanno tantissimo vantato questa cosa dello yogurt alla greca, secondo tradizione. Sentiamo se si sente qualcosa. Se non si sente lo yogurt greco, male. E io ho i dubbi che non si senta. Forse si sente un piccolo retrogusto dietro. Secondo me il plum cake in sé è buonissimo. Anche secondo me. Secondo me è migliore di quello del mulino bianco. Me. È molto più soffice spesso. Sì, ma è sofficissimo, cioè si scioglie. Magari in bocca. Per quello. Magari per quello. Perché ha lo yogurt. Sì, un po' forse si sente. Forse ha un piccolo retrogusto particolare. Sì, Un po' diverso dal solito. Però vabbè. È quasi impercettibile. Il plum cake è difficile da valutare perché è comunque un prodotto super semplice, però questo è non buono. Dobbiamo farci prendere da dare poco perché non ha dentro delle cose sfiziose, perché comunque uno sta valutando un plum cake base. Sì, certo. Secondo me questo si può prendere un bel 9. Comunque costa meno. Sì, ci sono 6 invece che 10, però comunque da 2,89 più o meno che costano le altre a 1,69 c'è una bella differenza. Sì, e comunque, ok, sono meno merendine, però se vuoi assaggiarlo non devi sborsare 3 euro. Sì. Io darei un 9. Un 9, secondo me un 9. Poi è ovvio che preferisco mangiarmi magari il pane choc, perché è più sfizioso. Però per essere un plum cake così allo yogurt, sì, molto buono. Buono. Siamo arrivati al quarto assaggio e vi dico...
dico che ci saranno 5 assaggi, quindi sì, ne manca uno e l'ultimo, ragazzi, è uno special, secondo me. È una chicca. Allora, qui abbiamo la famosissima, posso dire, sì, merendina Kinder Delis, eccola qui, e anche questa il pack in carta. Sì. La merenda irresistibile, con la sua deliziosa copertura al cacao, i due soffici pan di Spagna e la cremosa farcitura al latte, rende la merenda il momento più atteso della giornata. Beh, una descrizione che paradisiaca. Cioè, questa è quella che costava di più, perché in effetti è anche la più particolare. Sì. Wow! Oh! E ha anche la busta più sofisticata delle altre. Non me la ricordavo, ma da quanti anni è che non la mangio? Tantissimo. Tantissimo, guardate. Le altre avevano la bustina trasparente che si vedeva la merendina, esatto, dentro. Invece questa è un po' più così. Sai che io mi confondevo tra la Kinder Delis e la Fiesta. E me la confondevo perché in effetti è un po' simile. La, sì, la Fiesta ha quella dentro all'arancio. All'arancio, invece questa al latte. E poi sopra questa decorazione di cioccolato che, come si dice, è un po' in 3D, no? Sì, diciamo, in rilievo. Così, in rilievo. Cin cin. Non me la ricordavo così. Neanch'io. Questa, tanta roba, Ma forse è da veramente tanto che non la mangio. Mi veniva in mente il sapore della Fiesta. Anche a me. È irresistibile, come hanno scritto. Di questa mi piace tantissimo. La copertura sopra di cioccolato che è croccante e sa del cioccolato Kinder. Poi è buonissimo il pan di Spagna e devo dire che non so se magari insieme a tutte queste cose sembra più morbido, ma io lo sento più morbido dell'altro. Sì, secondo me aiuta tanto che è tutta ricoperta di cioccolato, no? Ok. Non è per niente nauseante. No. Perché comunque è tanto cioccolato. Il pan di Spagna al cacao, intorno al cioccolato, la stecca di cioccolato, sì, sopra. Sì. Cioè, too much, no? Però è bilanciata, sì, bene. Questa è buona, cioè questa è proprio buona. Questo è un comfort food proprio, sì, cioè che se hai sta merendina a casa un pomeriggio magari in cui sei giù di tono, sì, questa una questa dietro l'altra e via. No, è buona. Però bisogna tenere conto che costa tanto questa, perché noi l'abbiamo pagata 3,19 euro, mi pare, sì, è tanto. Però vale anche più delle altre, quindi a questo punto se le altre hanno una media di prezzo di 2,80 euro, questa 3,20 euro è giusto. Ci sta. Secondo me 9,5. È vero. No, questa no, è buona. Proprio tutto l'involucro di cioccolato è super croccante. Sì, no, questa è buona. Andiamo all'ultimo prodotto che è una novità. Poi noi che siamo arrivate adesso dall'estero, per noi è una novità a tutti gli effetti perché non l'abbiamo mai assaggiato. Novità assoluta. Anche questo, come i plum cake, ce ne sono 6 nella confezione. Sì. Stiamo parlando dei Kinder Cornetti. Abbiamo visto al supermercato che c'è la versione al cioccolato o la versione all'albicocca, mi pare. Una cosa particolare che ho notato proprio solo adesso, 5 minuti fa, guardando la scatola, hanno scritto la parola cornetto con la K invece che con la C, che ovviamente la K riprende la K di Kinder. Penso sia fatto, sì, per quello. Sì, molto carina questa cosa. Le confezioni sono proprio accecanti. Sì, sì. Cioè, sono fatte benissimo. Assurde. Sono assurde e cioè ti viene proprio voglia di comprare il prodotto anche se costa 7 euro. Leggiamo che cosa ci dice Kinder di questi cornetti. Facciamo sorridere il mattino. E beh, poi il cornetto è fatto a forma di sorriso e quindi assapora il cremoso cuore al cioccolato avvolto dalla soffice sfoglia bicolore dei nuovi Kinder Cornetti. Quindi vediamo se c'è questa crema al cioccolato e questa sfoglia così. E io qui, ragazzi, sono molto curiosa perché sinceramente abbiamo visto su YouTube in vari video persone che assaggiavano questi cornetti e quasi nessuno è rimasto soddisfatto, sì, al 100%. Direi che forse me l'aspettavo un tantino più grande, la vedo un po', insomma, un po' piccolina che finisce subito, però vabbè, ci accontentiamo. Okay. Sempre un po' così, diciamo che è un
po' il problema di tutti i cornetti confezionati, sì. Non è che siano stracolmi di crema, anche se dalla foto sembra altro. Allora io direi che dobbiamo confrontarli ovviamente ad un cornetto da supermercato confezionato, ok? Sì. Ne siamo tutti consapevoli, sì. Non ad un cornetto del bar, perché certo. Non ha senso. Cin cin. Secondo me non c'è nessun motivo per scegliere questo. È come tutti gli altri. Vero. Non è cattivo? No. È buona anche la sfoglia, cioè comunque è bella morbida, non è secca. Che a volte quando prendi i cornetti sotto marca sono secchi. Questo è bello morbido. Quello che uno si aspettava da Kinder è che la crema al cioccolato dentro sapesse di Kinder. E invece sa delle solite creme al cioccolato nauseanti dei cornetti scrausi. No, non ci siamo secondo me. No. Poi, nel senso, non sono male, sono come tutti gli altri cornetti confezionati. Sì, avevano bisogno di quel twist che mi facesse dire voglio quello della Kinder. E non quello... Perché dovrei dire voglio quello della Kinder, di questo? No, un 6, sì. Sì, perché poi c'è la novità, hanno fatto tantissima pubblicità, tutti lo vogliono assaggiare, tutti l'hanno assaggiato, quindi hai hype e invece... Secondo me si merita un 6 proprio categorico, sei. Cioè un 6. 6. Noi speriamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto e se arriviamo in questo primissimo video a 100 like, assaggeremo le merendine del Mulino Bianco, così almeno facciamo anche qualche piccola comparazione. Commentate, lasciate like per far girare di più i video e ovviamente iscrivetevi al nostro canale, perché l'abbiamo appena aperto, questo è il primissimo video, abbiamo bisogno di tantissimi iscritti per portarlo avanti e per continuare esatto. Questa avventura di assaggi. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordiamo che su questo canale i nuovi contenuti usciranno tutti i martedì e tutti i venerdì. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.